proviamo la sfida standard. Vediamo overrun. Allora, 107 nella tua area geografica, tutti contro tutti, dominazione, deathmatch a squadre. Proviamo un deathmatch a squadre. Così, partita veloce a stima. Se c'è qualcuno. Ah, siamo nella biblioteca, ci sono un po' di umani che combattono tra di loro in maniera forsennata e aggressiva anche. Vediamo. Io sono questo, io sono lui. Allora, ci sono gli umani qua, che ovviamente mi faranno il culo, perché finché sono locuste bot, computer o altri tipi di intelligenza artificiale che non saranno mai così straordinari come un essere umano, perché qua, oltre ad avere degli esseri umani straordinari, ne abbiamo ancora di più straordinari, perché ci giocano in maniera incredibile. Ecco, giocano sempre, tutti i giorni. Anzi, è uscito oggi, però magari gli americani da un po' di più, non si sa, magari quelli che l'hanno taroccato. Insomma, c'è la bagascia lì, però l'ho beccata. La bagascia l'ho beccata, non so come ho fatto, ma la speranza non muore mai, no? Adesso vado aggressivo, adesso mi getto nella mischia senza pregiudizio, perché questo è lo spirito giusto. Non abbiate paura, non abbiate paura, gettatevi. Cazzo! Io ho sparato come una merda, come un imbecille, io ho sparato di tutto. E non avevo altro modo per uscire dalla situazione devastante. Guardalo! Guardalo, che sfida che ci facciamo! Che sfide incredibili! Ho vinto io però. Non so come ho fatto a vincere io, però ho vinto. Allucinante. Otterrà la sua vendetta, perché la gente qua è molto vendicativa. Molto, tantissimo. Appena mi vedrà in... No, ma... Porca puttana. Si scarica l'arma proprio nel momento più culmine, no? Bastava due colpi di melee lì. Allora, com'è il colpo melee, tra l'altro? Non ho idea. Granata! Così lancia la granata. Colpo melee sarà quello. Ah, con B, ok. Un attimo che devo risettarmi sui comandi. Allora, passiamo su... Qua ci sono le cecchinate di cui ho tanta paura, ma analizzando l'opportunità di alleati vari, granata! Posso eliminare da me la paura. Dire, guarda, c'è qualcuno che probabilmente sarà lì a pararmi il culo, mentre io non lo farò per loro, perché non sono in grado di fare supporto. Granata! Paura e panico. Mi posiziono in linea retta. Ecco, un po' di assistenza te l'ho data, dai. Cerco di abbassarmi. Tra l'altro, come faccio ad mettermi in copertura? Cioè, tra gli altri comandi, perché io non mi ricordo nulla. Nulla. Proviamo così. No, così. Lo prendo io. Ah, così, ok. Ok, adesso abbiamo scoperto anche questo altro mistero e siamo pronti a prestazioni elevate. Tipo questa. No, non tipo questa. Allora, mi metto in protezione. Guarda questo, rapido! Io gli sparo di tutto! E lo prendo, lo prendo. Sono riuscito alla fine. Lui si è messo un po'... Un po' l'ho beccata, la tizia. Ricarica veloce. Ricarica. Presa, attenzione. Mi metto in avanti, mentre il tasto mille per la corsa... Ma siamo in due. Ah, non siamo in due, no. Allora, vado avanti. Quanto dura il deathmatch, tra l'altro? Ancora 15 minuti, ragazzi. Vi farò subire 15 minuti di rottura di balle. Esatto. Ve li farò subire tutti quanti. Ok. Hai
ragione. Dove siete? Ho paura. L'ho visti? Ricarica? No! Ma era su! Ma dai! L'ha presa per il culo qua! L'ha presa per il culo! Era su! Era ancora su! Come è potuto accadere? Che era ancora su! Ma! Attenzione, mi guardo intorno. Cerco un barlume di speranza. Sento delle camminate! Sento questo! Sento questo che... c'è lo scudo qua, ma evitiamo lo scudo perché pesa 2 quintali e mezzo. Quello è mio amico, cosa gli sparo? Mi ha fatto cagare in mano. E nel dubbio, sparo. Nel dubbio, sempre sparo. Ragazzi, dove siamo finiti? Minchia, questo qua si è fatto uno slalom. Non si capiva una mazza. Un destra a sinistra così in maniera agile. Ma mi rigetto nella mischia. Vedo, queste sono stanze troppo grandi. Andiamo verso il basso a cercare una preda. Verso altre direzioni. Eccolo, lo vedo, la vedo. Vedo il troione. Ecco, l'ho preso. Il troione è andato a male. Tranquilli ragazzi, tranquilli. Finché ci sono io, la situazione è ottimale. Pensateci bene, che sono determinante io. Assolutamente. Una sensazione meravigliosa. Una sensazione straordinaria, più che altro. Sì. Quando riduci in cenere questa umanità o inumanità. Minchia, l'ho visto passare là. Cisti. Corrici, corrici! Corrici dietro! È sparito già. No! Non ho caricato! Mi dimentico di caricare sempre! Questa è la pistoletta della minchia. Ho fatto una cavolata. Ho fatto un rabocco, ho fatto un inalghiel capenu e tapumbo. Ecco, per forza. Cioè, quello lì aveva la testa scoperta, aveva il cranio completamente infarcito di piombo. È riuscito lui con 2 colpettini di... ma ragazzi, ma queste sono le ingiustizie. Sono le ingiustizie. Allora, dove siete? Andiamo tutti insieme, va. È venuto il momento della riscossa. Inchiostro lanciato. Levati di mezzo. Ma c'è il fuoco amico? Mi dire che c'è il fuoco amico perché... Rincorriamoli ragazzi! Ah, l'abbiamo preso, l'avete preso, l'avete. Sì. Pronti? Oh! Ti sei spawnato lì all'improvviso, meno male che eri amico. Se no sarebbe stato alquanto drammatico. Ok. Purtroppo in questi giochi la mia concentrazione va a diminuire gradualmente. C'è proprio un picco verso il basso. Granata. Un picco verso il basso, soprattutto 15 minuti di deathmatch. È qualcosa per me devastante. Lo vado a prendere io. Ah, fanculo! Ma dai, ma era lì dietro! Che gli sparavano nello spiraio giusto. È possibile, è possibile. Vai ragazzi, vendetta subito però, vendetta subito. Non esitiamo, non esitiamo. Allora, questi lunghissimi gameplay che rompono le balle dell'umanità. E io appositamente... Cazzo, ma c'ho lo scudo assurdo. Oh, granata.
Porca miseria. Ma non è possibile, dai, ci ho sparato le gambe. Comunque sia le gambe. Mica sono coperte le gambe. Come fa lo, con lo scudo? Blu hanno vinto la partita di già. I blu? Cioè noi. Che però ero in testa. Sono stato in testa per un livello. Passaggio di livello 2. Spettacolare. E mi danno anche delle orificenze, delle cose. Ecco, perfetto. Livello 35. Qua la gente smanetta a maniera proprio forsennata nel gioco. Che all'interno si allena al gold perenne, no? È abile nel controller. Ci sono tante caratteristiche. Tante caratteristiche. Mentre altre persone possono anche gettarsi in qualcosa di differente. Non ho voglia di continuare. Basta. No, no, no. Chiudo. Chiudo. No, fatemi. Fatemi chiudere, ragazzi. Fatemi chiudere. Non mi fanno uscire dal gioco. Perché sono affezionati a me. Se sono affezionati, non uscirò. Questo è il mappone. No, ragazzi, purtroppo. Ritorno al menu principale. Sarà per un'altra volta. Se non otterrò qualche altro bonus, qualche altro minutino gratis. Comunque è questo. Perfetto, abbiamo visto anche il Deathmatch a squadre. Ci sono anche altre modalità, tipo sono curioso dell'overrun. Non so, due squadre si alternano al controllo delle locuste per distruggere gli obiettivi dei COG. Ok, però abbiamo visto abbastanza del multiplayer, anche nella loro interezza. Attenzione, non abbiamo visto la configurazione del PG. Tipo questo. Solo per i più duri tra i duri. I migliori tra i migliori. Sono varie skin. Ah, la skin per. Però ho scaricato una skin come DLC bonus. Puoi acquistare. L'avevo scaricato. Possibile. Poi vediamo. Questi qua sono i vari personaggi che puoi utilizzare. Questi sono ancora sbloccati. Ah, ok, poi c'è predefinita, ha le skin della tutina, alcune molto zamarrose, tipo questa. E questa è la cassa premio epica. Xbox Launcher Retro. Ok, deve essere. Ah, forse è quella del DLC. Forse è quella del DLC del pre-order. Che è da qualche parte. Ma non so dove sia in realtà. Vabbè. Comunque sia. Per adesso è tutto. Vediamo anche un po' della campagna single player. Perché ha anche la sua importanza. Saluti.